Con noi Danilo Toninelli, deputato 5 Stelle, già vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali, ora suo componente. Buongiorno e grazie di essere con noi. Buongiorno, grazie a voi e buone feste a tutti. Allora, per voi, dal vostro punto di vista, questo bilancio in cui tutti riconoscono la Gentiloni di aver incarnato una leadership diversa da Renzi, dal vostro punto di vista, lo è stato davvero? Avete avuto un rapporto diverso? È una possibilità anche per voi di facilitare il dialogo nel dopovoto con un PD, con Gentiloni, se resta Premier, piuttosto che no? Oppure è tutto uguale? Che impressione avete? Ma io penso che più che il giudizio delle persone serva il giudizio sui fatti. È passato più di un anno dal governo Gentiloni, da quel 4 dicembre in cui i cittadini hanno mandato a casa Renzi. La domanda è: che leggi ha fatto Gentiloni e il suo governo per migliorare la qualità della vita degli italiani? Ha fatto buone leggi contro la corruzione? No. Ha fatto leggi per sburocratizzare lo Stato? No. Ha fatto leggi per aiutare i risparmiatori? No. Ha aiutato le banche facendo pagare ai risparmiatori? Il sunto di tutto questo anno è il nulla. La differenza è che Renzi, che Gentiloni tiene la mano al malato e lo carezza, il malato Italia, il malato della povertà, mentre Renzi lo schiaffeggiava cercando di risvegliare un malato ma non curarlo. Però, ti ripeto, i fatti dimostrano che è stato un anno di nulla assoluto. Quindi da questo punto di vista per voi, questo quello per me pari sono più o meno. No, non Ma c'è. sì, ma cosa mi interessa? Se prima c'era uno che sbatteva la porta, che era Renzi, senza chiedere permesso, e ora c'è uno che invece bussa alla porta e chiede permesso. Io penso che gli italiani non abbiano bisogno di uno che gli carezzi la testa e che gli dica che tutto va bene quando in realtà non vanno bene, ma che ci siano persone che abbiano la credibilità. Io penso che il Movimento 5 Stelle, anche se non è stato al governo, anche se sicuramente qualcosa dobbiamo ancora imparare, ci mancherebbe altro, però abbia dimostrato una credibilità. Il taglio degli stipendi l'abbiamo fatto, rinunciare ai finanziamenti pubblici l'abbiamo fatto. I comuni che abbiamo amministrato, che stiamo amministrando, ci dissero uno in cui abbiamo peggiorato la qualità della vita dei cittadini. Abbiamo in quasi tutti i comuni abbassato il debito pubblico comunale, stiamo iniziando col reddito di cittadinanza locale, le tasse sui rifiuti che sono parametrate con i rifiuti effettivamente prodotti. Abbiamo risanato società partecipate come l'ANPS a Livorno, che era stata depredata dal Partito Democratico. Tutti i fatti che dimostrano che siamo una forza politica credibile. Abbiamo rinunciato ai vitalizi, lottiamo contro gli sprechi. Non abbiamo la differenza, secondo me, fondamentale, è che abbiamo le mani libere, Giannino, anche se, ripeto, dobbiamo certamente ancora migliorare. Ma che mi interessa dell'espertone della politica che alla fine però fa le leggi o a favore di se stesso, Berlusconi, o a favore di chi gli sta alle spalle Renzi con le società che lo finanziavano? Qua ci Toninelli, vuole gente che impara, che ha gli esperti sì, e che quindi manda avanti idee concrete. però Toninelli, se andiamo a vedere, lei ha parlato di città amministrate, mi è toccato scrivere anche me oggi sul Messaggero, stiamo parlando dei rifiuti, AMA, una dei due grandi municipalizzate nei guai storiche di Roma, ereditate certo dalla Raggi in queste condizioni, l'altra è l'ATAC, che è la peggiore d'Italia, che è in amministrazione, è in concordato preventivo contratto, però l'AMA a distanza di un bel po' oramai dalle elezioni, il problema del chiudere il ciclo del trattamento dei rifiuti a Roma è irrisolto, si deve chiedere adesso per l'ennesima volta ad altre regioni, ad altre città di farsi carico di parte dei rifiuti che l'AMA non è in grado di trattare. L'AMA è in grado di trattare a Roma, e questo è storico il problema, non è che si è creato nell'ultimo anno e mezzo, non più di un quinto del totale del 1.700.000 tonnellate della città. E naturalmente l'Emilia Romagna, e siccome poi tra l'altro si tratta anche di mandarle all'inceneritore di Parma Pizzarotti, si prendono tempo per rispondere. E come vede, non è che sia proprio tutto rose e fiori la prova Giannino, io data amministrativa. sono qua a dire che nulla è semplice, soprattutto è complicatissimo amministrare una città come Roma che ha 13 miliardi di euro di debiti, tra l'altro Certo. manco in mano agli amministratori comunali, ma in mano al governo. Detto questo, io però voglio ricordare dei dati. Prima gli appalti a Roma venivano, anzi manco c'erano, venivano fatti sempre in stato di emergenza, assegnazioni dirette. I rifiuti è un caso scandaloso, ma lei sa che abbiamo fatto per primi noi e quest'anno
un contratto fatto con Cerroni, che gestisce l'inceneritore romano, perché gli venivano assegnati i rifiuti dei romani come con la stretta di mano. Sai che cosa significa un contratto? Significa che Cerroni deve rispettare le regole, deve rispettare la legalità, rispettare le leggi. E infatti le sanzioni... Io capisco che la legalità non si percepisca, non sia tangibile dall'oggi al domani, ma capisco che i Buzzi e Carminati, che gestivano i campi rom, che gestivano gli appalti in maniera paramafiosa, hanno danneggiato enormemente la vita. Quindi dateci te, la consigliatura dura 5 ripeto, anni. Criticateci per l'albero di Natale, questo sono molto, ma non criticateci sulla legalità. Sulla legalità e sull'efficienza, cose. Con dei dubbi. Però la domanda, torniamo alla cosa nazionale. Questa legge elettorale, per una forza politica che non vuole allearsi con nessuno, perché questa è stata da sempre una delle caratteristiche che voi avete sottolineato al vostro elettorato, è una legge elettorale che favorisce gli altri che invece si alleano nel terzo di collegi uninominali, di finte alleanze, perché poi sappiamo che sono finte e l'indomani tutti saranno sciolti di fronte agli impegni che hanno fatto finta di prendere di fronte agli elettori. Questo è un fatto, cari ascoltatori, non è un'opinione, ma è una mano data agli altri, o per voi comunque è indifferente rispetto al vostro schema di giocare solo in campo? Ma guarda, io penso che votare le coalizioni con questa legge elettorale che hanno cercato di disegnare contro di noi sia fare un salto nel buio. Cioè, la coalizione di centro-sinistra non esiste, l'abbiamo visto, quindi il voto, diciamo, al centro-sinistra è un voto perso. La coalizione di centro-destra è un disastro, perché si è creata insieme, non so, non c'è neanche la colla per la carta. Si litigano già, si mettono insieme, come ha detto lei, in questo momento per il vantaggio, perché magari hanno quel seggino in più, quel signor Salvini che si paventa salvatore della patria contro le banche e quant'altro, si allea con Berlusconi, e sappiamo tutti i danni che Berlusconi ha fatto in questi più di 20 anni, per avere un piccolo seggio in più, ma sappiamo già che si litigheranno un giorno dopo, quindi ci sarà l'instabilità totale. Io penso che dare il voto a chi corre da solo perché ha un candidato premier, Luigi Di Maio, gli altri quanti candidati premier hanno, io da cittadino italiano vorrei sapere se votando quella coalizione c'è una persona che mi rappresenta e rappresenta tutto il programma. No, lì c'è Berlusconi, c'è Salvini, c'è Meloni, ognuno con delle idee completamente contrapposte. E noi abbiamo un unico programma. Ora usciremo con il programma fiscale, che io penso ti piacerà, le piacerà anche molto. Abbiamo un programma sulle innovazioni, sulle smart city. Io ho studiato la parte sulla pubblica amministrazione, abbiamo un'idea che è straordinaria nella sua semplicità. Io l'ho chiamata il trip advisor della pubblica amministrazione, l'utente che partecipa alla valutazione dell'organizzazione della PA, ad entrate, scuola, comune e quant'altro, per far che cosa? Per valutare il dirigente che oggi è bravissimo ma dirige una struttura che fa schifo, e mi pare una certa contraddizione. Quindi rimettiamo la meritocrazia nel circuito della pubblica amministrazione. Do un altro piccolo dato che io, quando ho conosciuto, trovo sconcertante: ma sapete che ci sono in Italia 16.000 banche dati pubblico del catasto, dei comuni, le partecipate, che non si parlano tra loro? Noi le vogliamo ridurre a uno. Sai che significa? Con un clic l'impresa, il cittadino, il comune con la regione con lo Stato, o l'avvocato col tribunale può ottenere un documento. Perché non l'hanno mai fatto? Perché non gli conviene? Perché i politici potentini locali vogliono ottenere il loro potere da quei registri che solo loro hanno, e soprattutto dietro queste 16.000 banche dati pubbliche che non si parlano si annida la corruzione, la clientela che non riesce a trovare, perché, ripeto, perché non si possono vedere. Senta, ma siccome anche oggi nei profili sui possibili leader sui leader di ogni formazione politica si dice in diversi quotidiani, almeno un paio, ma in realtà Salvini ha la carta di riserva è verificare sul campo quanti voti ha preso la Lega, quanti seggi e quanti ha preso i 5 Stelle, e a quel punto spiazzare Berlusconi. Questa è una pura invenzione giornalistica per quello che vi riguarda, oppure può essere davvero uno sviluppo, certo, trattando sui temi, ma lei che dice? Ma io ho la fortuna, come tutti i miei colleghi del Movimento 5 Stelle, di non essere un politico di professione e di non capire questo tipo di ragionamento, nel senso che la Lega oggi non ha un programma, il Movimento 5 Stelle ha un programma. Se non dovessimo raggiungere la maggioranza assoluta, e non è un miracolo, perché nel 2013 il nostro 25% veniva definito come un miracolo, un miraggio, quindi oggi il 40%, visto che siamo al 30-40%, lo è meno di quanto non fosse il 25%.
5% nel 2013. Se non ce la dovessimo fare da soli, se alla Lega gli piace il nostro programma in cui le aliquote IRPEF del ceto medio verranno abbassate, la lotta alla corruzione, serie leggi contro la corruzione. Io ricordo che il whistleblower appena approvato da poche settimane alla Camera, cioè che significa che chi denuncia un truffatore, un criminale all'interno della PA o all'interno di un'azienda privata, questo qua viene protetto e premiato. È una legge che aiuterà l'economia perché gli imprenditori esteri verranno a investire più tranquillamente. Ecco, se la Lega è d'accordo con queste idee qua che noi implementeremo, ci darà la fiducia in Parlamento. Intanto mi sembra appunto una cosa concreta, si vedrà sulle cose concrete. Ma un'ultima domanda, perché alcuni giornali scrivono da 2 settimane: in vista delle candidature che anche voi dovrete individuare per i listini e per i collegi nominali, dicono parlano di una specie di intesa per conferire a Luigi Di Maio, come l'ha già detto il candidato indicato Premier, dei poteri anche sulla nomina dei candidati. Ma anche qua, che cosa è invenzione giornalistica e che cosa è vera? Come verranno scelti i vostri candidati? Allora, sicuramente, Giannino, saremo l'unica forza politica a fare le primarie. E questa è una cosa che da cittadino mi rende felice, o meglio, da portavoce di 5 Stelle mi rende felice, perché mi sento democraticamente superiore agli altri. Da cittadino, vedendo l'arco politico che non le fa, mi preoccupa tanto, perché pensare, è qua che si scardina proprio la politica, quando è una persona, Berlusconi, Renzi, a decidere chi far entrare in Parlamento, perché sei seduto al tavolo con la casellina con un nome e cognome che tu piatti lì, capolista del collegio plurinominale, che significa certamente farla entrare in Parlamento. Quando succede questo, quella persona, secondo lei, secondo chi ci ascolta, insomma, i parlamenti degli eletti, rispondono ai leader politici. A noi non piacciono, ecco, noi facciamo le parlamentari, o primarie, sì. Le facessero gli altri, così chi va in Parlamento non risponderà mica del capo politico che l'ha messo lì, ma risponderà dei cittadini che l'hanno votato, e penso che il paradigma democratico sia molto molto differente. Va bene, allora intanto grazie a Danilo Toninelli.